Benvenuti, buonasera! Tutorial su come superare le crisi di panico nell'altezza dall'alto di circa 20 metri. Come potete notare, siamo a Fremantle, sobborgo di Perth. Siamo alti e fermi, con niente sotto i nostri piedi, su una ruota panoramica. Io sono molto felice di questa cosa. Laura, la parola a te. Buongiorno. Allora, io non ho paura dell'altezza, quindi vi spiegherò. Qui abbiamo il porto. Abbiamo appena visto la statua dell'idolo di Elisa. Dopo pubblicheremo anche le foto, tranquilli, così capirete chi è. Un famoso rocker annegato nel suo morto, annegato nel suo vomito. Soffocato, esatto. Soffocato, mi dicono dalla regia. Ed è esattamente lì. Questa sera avremo una cena con quattro bellissimi giovani australiani rocker che potrebbero fare la stessa fine di Bon Scott prima o poi, soprattutto se non si alzano da quel divano. E tra l'altro loro adesso stanno mangiando, bevendo sul divano che diventerà la nostra letto stasera. Wow, che bello, viva la pulizia. Ora osserviamo il panorama. Esatto. Ammirate. Ma guarda anche a destra, ci sono le gru. Come vedete, siamo all'ora del tramonto. Io e Laura abbiamo pagato un biglietto di coppia. E sentite anche la canzone. Che romantica. C'era lo sconto e quindi noi ci siamo spacciate per due lesbiche. Tanto qua è legale. Esatto, quindi se siete lesbiche e avete problemi, venite qua in Australia. Siete una coppia di fatto. Elisa saluta per la fine. Ci rivediamo alla prossima puntata. Con i piedi per terra, ciao!